preposto, così procediamo all'appello. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Madronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, abbiamo il numero legale, quindi possiamo aprire la seduta. E intanto nomino qua gli scrutatori della seduta, i consiglieri Caccamo, Cofano e Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi su una previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, Presidente Consiglio, abbiamo iniziato con la lettura della relazione della Presidente di tre assessori, per finire con l'assessore De Lillo. Adesso continuiamo, diciamo, con l'esposizione delle relazioni degli altri assessori. Abbiamo Morgia, Natali, Antonelli. Assessore Morgia, prego. Grazie signor Presidente, Presidente del Municipio, consiglieri. Diciamo che continuiamo questo nostro lavoro di rappresentazione di quello che è stata l'attività nell'ultimo anno e mezzo, in una situazione che eufemisticamente dico difficile per la nostra città e la nostra amministrazione, e che riguarda sicuramente parte del lavoro che bisognerà fare e migliorare in tutti gli aspetti della gestione della nostra città. Questa mia relazione, ormai datata dall'inizio di ottobre, partiva dalla situazione economica e finanziaria di Roma Capitale, ereditata dall'amministrazione e che è ben nota nei suoi aspetti generali. I cittadini romani che sono impegnati a destreggiarsi con le problematiche della quotidianità comprensibilmente tendono a dimenticare. Io ricordo a tutti, e cito a memoria perché è stato pure un elemento che abbiamo discusso nella commissione competente, che l'ex settimo municipio a luglio del 2013 aveva circa 4 milioni di mandati non processabili, 1,5 nell'ex decimo, 2,5 nell'ex nono. Questo per capire qual era la situazione finanziaria della nostra città e della nostra amministrazione. Giusto. La scarsità di risorse a disposizione, quindi dovute dal piano di rientro, il cosiddetto Salva Roma, i vincoli delle disponibilità economiche che ha generato il patto di stabilità, creano un'incertezza molto forte, determinando grossissime difficoltà sia nella pianificazione degli interventi che nella gestione ordinaria delle attività. Sul fronte delle risorse umane, Roma Capitale in questo avvio di consigliatura, pur intervenendo in maniera energica per correggere alcune impostazioni come l'eccessivo uso delle consulenze negativo nel passato, sconta un forte avvicendamento delle figure di riferimento nei vari dipartimenti con cui costantemente ci relazioniamo, dai capi dipartimenti ai responsabili delle unità organizzative fino ai responsabili degli uffici. Rara è stata una tematica che ha visto in questi 16 mesi lo stesso interlocutore.
Nella UOT del Municipio Roma 7 il pensionamento di diverse figure, tra cui tre posizioni organizzative e alcuni trasferimenti, rendono sempre più faticoso il rispondere alle esigenze del territorio. Le difficoltà gestionali e non solo che si affrontano per l'accorpamento dei municipi ex nono ed ex decimo sono oggettive e non ancora risolte, anche in considerazione della non conclusa trattativa sindacale sul salario accessorio del personale, che come sapete tutti ha visto un ulteriore slittamento nel resto nella relazione con le organizzazioni sindacali, e della pubblicazione del bando per l'individuazione delle figure delle posizioni organizzative, che come sapete anche questa ha visto un suo slittamento e che inevitabilmente incidono nell'assetto organizzativo di un municipio e ancor di più in un municipio accorpato come il nostro. Queste criticità vanno costantemente poste all'attenzione, non per trovare dei sterili giustificazioni, ma per sensibilizzare dello sforzo di trasformazione che tutta l'amministrazione di Roma Capitale sta facendo in tempi di spending review. La relazione con i territori attraverso i comitati di quartiere, le associazioni, i cittadini singoli ha avuto in questi mesi la giusta attenzione. Le interlocuzioni avvenute sono centinaia, incontri, lettere, mail, contatti telefonici diretti hanno richiesto un forte impegno che andrà comunque intensificato. Così come significativa è stata l'attività di relazione con l'ufficio delle relazioni del Campidoglio del Sindaco per corrispondere ove possibile alle richieste dei cittadini e comunque fornendo informazioni e delucidazioni sui vari uffici competenti nelle tematiche poste. Per quanto riguarda l'attività di manutenzione ordinaria delle strade, della segnaletica, della sicurezza stradale e alberature, ai cittadini, seppur in presenza di un forte decremento pari a un terzo delle risorse con riferimento all'impegnato del 2012, abbiamo dato una sufficiente sicurezza stradale anche in considerazione degli eventi atmosferici talvolta violenti che ci sono stati e sugli effetti che hanno provocato in altri ambiti della nostra città, sia nei sedimi stradali che nella capacità di captazione delle caditoie, su cui, lavorando in sinergia con il Dipartimento SIMO, abbiamo contribuito alla redazione del piano straordinario di pulizia. Con l'appalto in essere, nel lotto dell'ex nono municipio, nel capitolato d'appalto il municipio ha previsto che la sorveglianza è coadiuvata da un rilevatore satellitare installato sopra un autocarro che permette un controllo rispetto ai percorsi svolti quotidianamente dalla ditta da parte della UOT, con l'impegno da parte dell'impresa a riconoscere la piena validità della tracciatura del percorso. Cioè si è unito il vecchio sistema della sorveglianza con quello satellitare e nelle prossime gare vogliamo prevedere un articolo nel capitolato che su richiesta dell'amministrazione municipale l'impresa è tenuta a fornire una documentazione fotografica dei lavori di pronto intervento, buche e situazioni analoghe anche attraverso trasmissione telematica prima e dopo l'intervento effettuato. Questi, la nuova tecnologia, sono gli strumenti che ci permettono di migliorare, di monitorare quello che sono le lavorazioni per gli appalti delle strade e questo abbiamo intenzione di porre in essere. Si è svolto con attenzione pur nella esiguità delle risorse il rifacimento della segnaletica orizzontale negli incroci più pericolosi, garantendo prioritariamente il rifacimento degli attraversamenti in prossimità degli edifici scolastici e dei luoghi di maggiore criticità. Nel corso di questa attività si sono realizzate dall'alto alcune lavorazioni che da tempi i cittadini attendevano, come il miglioramento della sicurezza nell'incrocio di via Cropani e via Gasperina, così come la recinzione del giardino di via del Mandrione e il rifacimento dei manti stradali eseguiti in via Lusitania, circonvallazione Appia, via Latina, via Baccarini, via Tabarini, in esecuzione come via Gregorovius all'epoca. Strada interessata da fenomeni di vibrazioni riscontrate e ripetutamente denunciate dai cittadini,
Questo per citare alcuni interventi. Abbiamo corrisposto, sempre tenendo conto del contesto, alle minute richieste dei cittadini, dando però priorità alle istanze di abbattimento delle barriere architettoniche. Si è proceduto al rifacimento di Via del Calice con risorse di manutenzione straordinaria ferme da tempo, un intervento che ha richiesto una lavorazione di notte per la particolarità dell'ambito. Questi erano fondi derivanti da Roma Capitale. L'attività dell'apertura dei scavi ha portato a rilasciare circa 3.000 licenze nel settimo municipio, un grande lavoro per gli uffici che sono stati investiti anche dall'impegno dell'attività di controllo dei ripristini. Siamo uno dei municipi che hanno comminato più sanzioni alle società di servizio per il mancato rispetto degli obblighi previsti in licenza. Le prescrizioni che i nostri uffici impongono al rilascio delle licenze ci permettono di mantenere un grado di sicurezza adeguato sia per il rifacimento dei manti stradali che della segnaletica orizzontale. Come sapete, anche perché anche questo Consiglio lo ha approvato, il nuovo regolamento sugli scavi potrà permetterci, io credo, un ulteriore aumento del livello della qualità dei ripristini. Su questo tema abbiamo avanzato osservazioni e modifiche da apportare al nuovo regolamento, così come dicevo prima, per permettere un maggior controllo delle lavorazioni, investendo direttamente le società di servizi. Sempre nell'ambito delle attività delegate alle problematiche, stradali, in collaborazione con i dipartimenti competenti, abbiamo sbloccato e portato a compimento le lavorazioni, alcune ferme da anni, che hanno permesso l'apertura al traffico veicolare dell'ultimo tratto di via Carlo Fadda e l'attivazione dell'intersezione semaforica di via Tuscolana con via Nil a servizio del quartiere Barcaccia. La criticità rappresentata dalle piccole voragini costituisce una caratteristica negativa ed impegna costantemente gli uffici a fronteggiarla con la manutenzione ordinaria nel quadrante che va nel nostro municipio dal quadrante al vallo ferroviario, grosso modo. La cavità ipogea emersa in via Gianzana, via Todi, via Utrivoli e via Nocera Ombra ci vedono costantemente impegnati e possiamo dire in via di soluzione con i lavori ripresi in via Todi, via Utrivoli e il progetto esecutivo approvato e l'affidamento da perfezionare in via Gianzano. È notizia di questi giorni, l'avrete letto anche dalle dichiarazioni dell'assessore onorevole Paolo Masini, che venerdì scorso è stata espletata la gara di affidamento dei lavori di via Genzano, quindi confidiamo che nel più breve tempo possibile, anche perché è possibile utilizzare sulla legge di stabilità le procedure d'urgenza, d'affidamento d'urgenza, che questo tipo di intervento nei prossimi mesi abbia la sua conclusione con un grosso beneficio da parte di tutto il quadrante dei Colli Albani. E l'attività di sondaggio eseguita al Dipartimento subito su via Nocera Umbra. Su Nocera Umbra abbiamo chiesto un preventivo per capire l'entità delle somme che sono necessarie per quel ripristino per poter poi decidere come superarlo. Stiamo affrontando con il Dipartimento SPAU, SIM e Patrimonio le controversie legate al comprensorio convenzionato M2 Carcaricole e del consorzio Carcaricole M2, al fine di rendere via Schiavonetti percorribile in sicurezza a tutti i veicoli e far rispettare gli obblighi che il consorzio Carcaricola ha riguardo ad alcune strade della zona romanina nelle vie Alimena, Carnevale, Antolisei, Cavalieri, Tancredi Canonico. Sempre in collaborazione con il Dipartimento PAU si lavora al completamento delle opere del lotto funzionale 3 su via parte del Bruno Caccini, via Tuscolano e la nuova viabilità di confine dell'ex centrale Wind. Nel breve periodo saranno attivate le risorse previste dal bilancio 2014 per la manutenzione straordinaria di via della stazione di Ciampino, strada con notevole carico di traffico veicolare e in grave stato di ammaloramento più volte rappresentato dalla polizia locale. Abbiamo più volte avanzato la richiesta di superare il vincolo di patto di stabilità, così come quell'opera via della stazione Ciampino, anche per poter realizzare il tratto di via di Torrebranca, già finanziato, che permetterà di congiungere il quartiere Torre Fiscale con via Demetriti, opera attesa da anni dai cittadini di quel quadrante e contiamo di avvitare al più presto, sempre legati al patto di stabilità. L'impegno dei fondi di manutenzione ordinaria delle strade della segnaletica con la rimodulazione degli importi a sostegno potrà farci fronteggiare, anche se con difficoltà, le esigenze nel 2015. Tra questi si conta di realizzare il progetto di razionalizzazione della sosta su via Ponzio Cominio e il miglioramento della sicurezza del relativo incrocio con via Tarquinio Collodivo
No, e Claudio Asello. Un intervento prioritario chiesto dai cittadini e dalla Polizia Locale di Roma Capitale per la sicurezza di quel quadrante. Per un'azione più incisiva che riguardi la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e verticale, sarà decisivo avere a disposizione le risorse rappresentate in bilancio ma ancora di incerta disponibilità. Come sapete bene, le risorse previste nel piano investimenti non sono a tutt'oggi disponibili nella disponibilità del municipio, sono poste in bilancio in cui il patto di stabilità ancora blocca. Tra i fattori che incidono sulla sicurezza stradale, l'illuminazione pubblica è sicuramente tra i più importanti. In questo quadro, che abbiamo ribadito all'assessorato competente della CEIP, le richieste di intervento di priorità a partire dalla sostituzione degli impianti in difformità delle norme in quanto insistenti su sede stradale e o pericolanti, a partire dal quartiere di Moreno, ambito purtroppo interessato dal tragico evento che ha fortemente inciso sulle attività dell'amministrazione municipale a partire dalla polizia locale. Sono state avanzate anche le richieste prioritarie per gli impianti di prima realizzazione e quelli da potenziare nei quartieri densamente abitati. È notizia delle scorse settimane che l'amministrazione comunale avvierà nei prossimi 3 anni la sostituzione di tutte le lampade esistenti nella nostra città, mettendo le lampade a LED. Questa operazione inizierà nel marzo del 3 anni, tutte le lampade della città, questo è importante, questo è chiaro che a parità di luminosità il risparmio economico sarà enorme e darà la possibilità di nuovi investimenti per il miglioramento e il completamento dell'illuminazione pubblica in tutta la città. Il monitoraggio delle alberature stradali di prima forza per scongiurare cadute che mettono a rischio vite umane e danneggiamenti alle cose è una delle attività a cui dobbiamo come amministrazione dare la massima attenzione. I fenomeni atmosferici sempre più violenti mettono a dura prova la resistenza di un patrimonio arboreo anziano. Recentemente l'assessore Capitolino ha dichiarato che circa 85.000 unità di grandi alberature andrebbero sostituite. Uno sforzo enorme in una città in cui queste politiche hanno segnato il passo da tempo, frenate talvolta da impostazioni ideologiche. I programmi di potature, spianti e reimpianti andrebbero perseguiti con forti investimenti di risorse, sia umane che economiche. L'amministrazione Capitolino in questo momento non garantisce. Lo sforzo è immane, tenendo conto che il nostro municipio conta più alberature della città di Torino. Non possiamo però più titubare di fronte ad alberature a fine ciclo vegetativo che costituiscono un pericolo per persone e cose. I consiglieri sanno benissimo che quando talvolta l'amministrazione decide di tagliare alberature i cittadini insorgono, ma bisogna spiegargli che quelle piante costituiscono un pericolo e ci sono diverse alberate nel nostro territorio, sia nell'ex decimo che nel Nox Nono, che vanno tagliate perché anche se all'occhio normale non sembrano costituire pericolo, sono effettivamente un pericolo per l'incolumità di tutti quanti noi. Gli allagamenti e l'esondazione dei fossi ha mostrato una forte criticità della rete di raccolta delle acque meteoriche con gli eventi atmosferici di carattere temporaleresco, cosiddette bombe d'acqua, all'interno del GRA, nel nodo di Anagnina e lungo la via Tuscolana in prossimità delle fermate Moreno. Facendo seguito alle sollecitazioni del municipio ci sono stati sopralluoghi con ATAC e Dipartimento SIMU, grande viabilità, per poter prendere, secondo le loro competenze, iniziative possibili volte a scongiurare il blocco del servizio metro A. Chi è un abitante dell'ex decimo municipio sa benissimo che ormai è un problema, diciamo, trentennale del famoso ponticello che sta a valle del quartiere Lucrezia Romano nei pressi della metro A e che riduce la portata, diciamo, della conduttura della tubolare, che va aumentato con un nuovo braccio la portata della stessa. In questi mesi, settimane, ci sono stati diversi incontri e diciamo che l'amministrazione tutta, cosa non semplice, dal Dipartimento SIMU al Dipartimento Mobilità, ACEA, ha preso coscienza di questa necessità e anche nei prossimi giorni ci saranno dei sopralluoghi con tutti questi soggetti per poter scongiurare quegli allagamenti che in quell'ambito bloccano di fatto o hanno bloccato in alcuni
giornate l'attività della metro A. Nell'extragra, nelle zone di Vermicino e via Casale Paoloni, via Viraino, nella zona di Casal Morena, Murolinari, via Spada, via Fabrizio e via Limbati, le forti criticità sono dovute alla presenza di edificazioni spontanee poi condonate a ridosso dei fossi di Vermicino, di Botte di Sant'Andrea o dell'Incastro, in più parti intubati ma con tubolari dissestate e, con gli argini erosi. In questo contesto le esondazioni allagano le abitazioni circostanti creando ingenti danni, oltre che un allarme sociale molto forte. Gli incontri che si stanno tenendo su nostra richiesta all'assessorato delle periferie e dei lavori pubblici vengono coinvolti tra il municipio, la CEA, Protezione Civile e il Dipartimento SIPO, Dipartimento delle Periferie, e sono volti a focalizzare gli interventi, ognuno per la propria competenza, che possano superare la criticità emergenziale e pianificare gli interventi strutturali necessari. Nell'assestamento di bilancio, questa è una notizia, penso che l'avete letta pure voi, vedendo l'assestamento di bilancio che è stato approvato in Consiglio Comunale, su spinta dei territori, sia noi, l'Infernetto, Piana del Sole, l'assessore Masini e il Consiglio Comunale ha posto un CESP di 800.000 euro per superare queste emergenze per quanto possibile in questi quadranti, compreso il nostro. E quindi diciamo una risposta importante che l'amministrazione dà a queste calamità che negli ultimi anni si sono rappresentate anche per la forza degli eventi atmosferici che investono la nostra città. La manutenzione ordinaria degli edifici ha visto una contrazione degli stanziamenti del 50% circa, a fronte dei 420.000 euro del 2012 nei municipi ex non e decimo. Nel 2013 lo stanziamento è stato di 190.000 euro e nel bilancio 2014 di 220.000. Con questi importi non sarà semplice affrontare una pianificazione degli interventi necessari alla manutenzione delle due sedi municipali e dei centri anziani del municipio, anche in considerazione della incerta disponibilità delle totale delle risorse. Come dicevo prima, il mancato finanziamento della vigilanza della sede di Piazza Cinecittà nel 2014 ci espone ad atti di vandalismo, peraltro già verificatisi, che accrescono le necessità di intervento per il miglioramento della sicurezza. In questa consigliatura, oltre agli ordinari interventi manutentivi, si è avviato un piano di tinteggiatura degli uffici Piazza Cinecittà, che ha visto interessati, oltre al quarto piano, uffici della Regioneria, l'UOT, l'UOSEX e la direzione dell'Urba, e che interesseranno nel prosieguo altri uffici, a partire dall'ufficio demografico, che verrà modificato lo spazio delle sale d'attesa per i cittadini con relative sedute e display segnaturno. Sarà necessario superare la criticità della sede di via Fortefiocca, pianificando i relativi interventi manutentivi necessari ad eliminare il manifestarsi di infiltrazioni ed umidità, avviando un cronoprogramma per le intenteggiature dove necessario. Ci si sono portati a termine i lavori del bocciofilo di Cinecittà, che naturalmente dovranno vedere un utilizzo degli spazi da parte del centro sociale anziani e non solo, dico io, in modo da superare alcune criticità esistenti. L'area utilizzata anche per l'arena cinematografica l'estate scorsa si presta a varie attività e va adeguatamente sfruttata. Nel teatro di Fortifiocca sono stati svolti circa l'82% dei lavori, concluso l'iter con la Regione Lazio per l'utilizzo dei ribassi occorsi per le varianti d'opera. Si sta procedendo alla posa di nuovi cavi elettrici necessari per il forte carico richiesto e alla sostituzione di un tratto di tubatura del gas. Dopo le prove di carico dell'impiantistica si procederà con le finiture. Per rendere comunque funzionale il teatro sarà necessario reperire risorse per il sipario e per gli arredi.
Sul Teatro Novecento si sta avviando la progettazione definitiva, bisognerà ragionare intorno alla sistemazione futura dell'area 618, attualmente ubicata nei locali da ristrutturare. Nei centri sociali anziani di Cinecittà Est e Centroni continuano i lavori straordinari avviati nel 2014, attivando fondi stanziati negli anni passati derivanti dalla legge di Roma Capitale. Ipotizzabile il termine dei lavori per la fine del 2014, inizio del 2015, sia a Cinecittà Est che a Centroni. Per quanto riguarda i lavori dipartimentali, abbiamo lavorato per mettere in sinergia gli interventi su Villa Fiorelli interessato dai progetti di riqualificazione. Dipartimento SUIMO ha determinato il computo delle opere svolte per poter consegnare l'appalto dei lavori di riqualificazione. La riqualificazione ambientale seguirà con un appalto del Dipartimento Tutela Ambiente. Le problematiche legate al cambio di operatore per gravi inadempienze contrattuali e l'avvicendamento dei RUP sui due progetti hanno ritardato oggettivamente l'esecuzione delle opere. Si rappresenta che nel bilancio comunale sono state inserite opere di manutenzione straordinaria per superare le criticità più volte rappresentate da infiltrazioni d'acqua dell'edificio del mercato rionale Tuscolano III e dell'edificio di edilizia residenziale di via Marcodino Rossi numero 35. Sono stati previsti dei fondi in capo al Dipartimento Patrimonio per il recupero del casale della Vaccareccia, fondi sempre legati, come diciamo, e non ci stacchiamo mai di ricordarlo, però altrimenti si rischia di essere, come dire, non credibili, al patto di stabilità. Per quanto riguarda la mobilità, il piano generale del traffico urbano, la mobilità sostenibile, il piano urbano parcheggi, il trasporto pubblico locale, la sosta, in questo inizio di consigliatura l'amministrazione Marino si è caratterizzata per l'affermazione di una politica di limitazione della mobilità privata, privilegiando la mobilità pubblica e la pedonalità, particolarmente nella zona centrale della città. I fori, il tridente ne sono l'esempio più evidente, ma con l'approvazione della delibera del piano generale del traffico urbano, che questa politica avrà un respiro più ampio interessando in maniera significativa i vari ambiti della città. Sono passati 15 anni dall'ultimo piano. Roma ha la necessità di nuove politiche che possano incidere sul miglioramento della mobilità, privilegiando quella pubblica. Gli obiettivi di aumento del 20% della velocità commerciale del trasporto pubblico attraverso la crescita dei chilometri di corsie preferenziale, l'aumento del 20% dell'utenza del trasporto pubblico, portare l'utilizzo della della ciclabilità al 2%, ora è allo 0,6%, entro due anni, al 4% entro i 5 anni in città, fino al raggiungimento del 10% del centro storico, sono obiettivi raggiungibili. Diminuire la mortalità del 50% rispetto ai dati del 2012 entro il 2020 e la realizzazione di un'isola ambientale in ogni municipio sono tra gli obiettivi principali che ci hanno visti impegnate confrontandoci nella commissione municipale competente e nelle iniziative con i cittadini, in una delle quali lo scorso 29 maggio è intervenuto lo stesso assessore alla mobilità. L'approvazione della proposta di delibera di consiglio municipale il 9 ottobre ultimo scorso, unitamente agli ultimi giorni ordini del giorno collegati, ha concluso un percorso partecipato durato un anno. Nella delibera e nella elaborato del PGTU, sia negli aspetti generali che nello specifico, si ritrovano tra l'altro istanze avanzate da questo municipio come la necessità di una revisione del piano urbano parcheggi da rimodulare secondo le nuove esigenze del territorio e in coerenza con le politiche del PGTU. L'indicazione di alcune fermate o stazioni sulle linee dell'FS nel nostro territorio nell'ambito della politica di sviluppo della mobilità su ferro e l'indicazione di alcuni ambiti in cui migliorare la sicurezza stradale sono ulteriori elementi presenti. Un buon lavoro, insomma, fatto con il contributo dei cittadini, delle realtà territoriali, dei consiglieri municipali, che deve vederci ulteriormente impegnati nel piano di razionalizzazione e ristrutturazione del TPL. In questo ambito, che si sta sviluppando da mesi, alcuni percorsi delle linee bus nella zona più centrale del municipio vanno rivisti. In alcuni ambiti, come Statuario Comannelle, sarà necessario valutare la possibilità di rivedere i percorsi delle linee esistenti, così come nella zona a ridosso del GRA, al fine di collegare in modo più efficiente
quei quartieri a servizi primari come Policlinico Casilino. Nell'extra-GRA bisognerà correggere alcuni percorsi delle linee festive inferiori e soprattutto portare il servizio in quartieri che ne sono tuttora sprovvisti come Tor Vergata. Nel perseguire la politica di disincentivazione all'uso del mezzo privato, il PGTU, sono state eliminate le tariffe agevolate riguardanti la sosta parcometrata nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, dove sono previste le strisce blu, è stata eliminata la sosta libera. Il nostro municipio ne è interessato una zona più centrale. Questa disciplina mitigherà, secondo me, l'addensamento del traffico privato nelle zone a ridosso del centro storico per le restrizioni del traffico privato attuate in quella parte della città, cioè nel nostro centro. Per quanto riguarda le tematiche concernenti la mobilità sostenibile, in questo avvio di consigliatura con il referente dell'assessorato alla mobilità abbiamo lavorato rappresentando le istanze del nostro municipio che venivano dalle elaborazioni sulla ciclabilità, pedonalità, sulle isole ambientali dell'ex nono e dell'ex decimo. Si è posto prioritariamente come esigenza del municipio la realizzazione del corridoio verde su via Cesare Baronio, opera già finanziata con una progettazione già delineata che ci vede impegnati a definire alcuni aspetti con il Dipartimento Mobilità, ora competente per materia. Ricordo a tutti che prima la competenza di questa materia era legata al Dipartimento Ambiente, per cui pure il passaggio non è stato semplice. Strumenti ed azioni per gli interventi per la sicurezza stradale, confronti su nuovi impianti per la mobilità elettrica, postazioni di bike sharing e car sharing, rastrelliere e postazioni per il nuovo servizio car2go sono stati oggetti del lavoro di questi mesi. Nell'ambito delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dall'assessorato capitolino si è organizzata in collaborazione col Comitato di Quartiere Statuario Capannella, associazioni e volontari un'iniziativa tenuta il 20 settembre del 2014 volta a promuovere tra l'altro la realizzazione della fermata stazione statuaria sulle linee ferroviarie FR78. Sul piano urbano parcheggi il Municipio 7 ha formalmente chiesto una revisione dello stesso in coerenza con le politiche della mobilità presenti nel PGTU e le mutate esigenze del territorio. Si è concluso con la sistemazione di superficie l'annosa vicenda dell'intervento di via Albalunga, espunto dal piano urbano parcheggi. Nelle commissioni consigliari di Roma Capitale si è rappresentata, anche con atti approvati in consiglio municipale, la richiesta di espunzione dei PUP di via Cesena e di via Magna Grecia, quest'ultimo presente nella memoria di giunta capitolina insieme all'intervento di viale Tito Labiano e quello di via Cesati Spiri, di cui abbiamo chiesto la sospensione. La principale criticità da gestire, di concerto con l'assessore della mobilità, viene dalla passata consigliatura è sicuramente quella del PUP di Giulia Agricola, oggetto di sentenza del TAR che condanna Roma Capitale ad un cospicuo risarcimento a favore dell'operatore. Bisognerà trovare le soluzioni idonee per una risistemazione di superficie dei marciapiedi del PUP di Furio Camillo. L'intervento di Largo Percello prosegue senza grosse problematiche, si conta di normalizzare la viabilità su via Pinerolo entro due mesi per proseguire con il cantiere sotterraneo. In quello di via Imera, dopo un lungo fermo dovuto alla necessità di spostamento delle reti idriche ed elettriche, sono ripresi i lavori. In questi mesi è entrato in funzione il parcheggio di scambio di Arco di Travertino a servizio del nodo del trasporto pubblico. È necessario porsi l'obiettivo di incrementare l'utilizzo del parcheggio per liberare le zone circostanti dalla sosta impropria, al fine di migliorare la vivibilità dell'ambito circostante. Il parcheggio di scambio di Cinecittà sarà oggetto nei prossimi mesi di interventi che riguardano l'automatizzazione dei varchi e l'installazione di telecamere per accrescere la sicurezza degli utenti. Significativo dopo diversi anni è stato l'avvio del progetto di regolamentazione della sosta su via Albalunga, che anche se in fase sperimentale ha trovato un gradimento fortissimo tra i cittadini e migliorato le condizioni di viabilità su quell'asse. Nelle commissioni consigliari competenti di Roma Capitale si sono approfonditi dei temi riguardanti il miglioramento della mobilità del nostro municipio. Tra gli altri si è rappresentata la necessità di un aumento degli stalli di sosta nella stazione FS di Capannelle. Nella commissione lavori pubblici
quella mobilità e trasporti, si è affrontata la problematica relativa all'attuazione del piano particolareggiato del traffico di Quarto Miglio, tematica molto importante e complessa. Negli incontri a cui ha partecipato anche l'Agenzia della Mobilità, ne è stata richiesta la sua attuazione anche realizzandola in diverse fasi. In questi mesi sono state affrontate le tematiche relative ai disagi che i cantieri della Metro C producono nel territorio e che hanno visto nelle diverse audizioni della Commissione Municipale competente la partecipazione di diverse associazioni, operatori economici e cittadini. Nell'ambito di Via Eponio si è intervenuto per una diversa dislocazione del cantiere con l'obiettivo di attenuare le problematiche legate alla rumorosità delle lavorazioni e dei macchinari, della sosta e della sicurezza nei pressi di Via Sannio, cercando di ottimizzare la viabilità nella situazione data. Sull'intersezione di Via La Spezia con Via Orvieto, in previsione della fine del cantiere, si è avanzata la richiesta in un incontro di luglio scorso di una modifica del ripristino di superficie già previsto, per incontrare le richieste avanzate dai cittadini e degli operatori commerciali del mercato rionale insistente su Via Orvieto. Vista la lunga durata dei cantieri, questi temi vanno costantemente monitorati e di concerto con i cittadini valutate le iniziative necessarie a mitigare i disagi che opere così importanti, ma invasive, creano alla quotidianità dei residenti. Tra i temi affrontati di grande rilevanza, non di secondo piano, sicuramente è stato quello riguardante il cosiddetto raccordo bis, ovvero la bretella A1 Tordecenci, un'autostrada a pedaggio di 35 km che dovrebbe, nell'intenzione di alcuni, unire la Roma Fiumicino con l'autostrada del Sole, un'opera devastante di grandissimo impatto ambientale che nel nostro municipio insisterebbe nei territori subito al di fuori del GRA. Nel dicembre del 2013 il municipio ha organizzato un incontro intervista coordinando dalla società Avventura Urbana, a cui hanno partecipato tutte le realtà territoriali rappresentative dell'extra GRA e non solo, dalla comunità territoriale ai comitati di quartiere, alle associazioni, alle rappresentanze istituzionali municipali. Le critiche a quest'opera, dovute alle forti ripercussioni negative che si abbatterebbero nel nostro municipio e negli altri territori, sono emerse chiarissime. L'idea che finanziamenti così cospicui potrebbero essere utilizzati in maniera più proficua per migliorare il trasporto nella nostra città e nell'Interland è stata patrimonio unanime dell'assemblea. L'intervento della bretella merci Casilina Roma Fornia, in programma da diversi anni, che ha interessato in passato gli ex municipi 9, 10, attuale 7 e l'ex 6, attuale 5, presenta nel nostro territorio una forte invasività negli ambiti del quadrato, l'acquedotto Ficisce e Tor Fiscale. Il municipio in tutte le sedi ha rappresentato l'inadeguatezza del progetto presentatoci per le pesanti ricadute che interesserebbero il nostro intero quadrante. Pur non essendo ostativi, ma favorevoli in via di principio all'incremento del trasporto su ferro, con il concorso dei comitati e dei cittadini sorti spontaneamente, abbiamo manifestato la nostra opposizione al progetto così come è ipotizzato dalle Ferrovie dello Stato. Da ultima, non certo per importanza, in collaborazione con l'assessorato allo sviluppo per le periferie e manutenzione urbana, con la sovrintendenza Capitolina e l'Agenzia della Mobilità, stiamo lavorando alla definizione dei percorsi per la via Francigena. Il percorso ipotizzato, che potrà interessare il territorio del 7° municipio, si sviluppa sull'asse della via della Latina, percorso che è unito a quello della via Appia Antica e all'asse Prenestino, costituiscono le direttrici della via Francigena Sud. Una deliberazione da approvare in Assemblea Capitolina che costituirà l'atto finale di questo percorso. Lo sviluppo territoriale e i finanziamenti a cui si potrà accedere partecipando a bandi regionali e europei costituiscono un'opportunità da cogliere per la città e per i municipi interessati. Ferme restando le attività gestionali inerenti ai temi manutentivi ordinari e straordinari, sarà
dovrà rientrare tra gli obiettivi prioritari del nostro municipio la pianificazione delle opere pubbliche al fine di ottimizzare le risorse disponibili derivanti dagli ambiti di trasformazione urbanistica. Per il raggiungimento di tale finalità sarà opportuna una visione unitaria delle opere di mobilità da realizzare, contestualizzandole alle necessità degli ambiti produttivi e abitativi interessati, nonché ai valori ambientali. Il nostro municipio sarà interessato nel breve e medio periodo da diversi programmi urbanistici di trasformazione: il Print XA2 di Ciampino, il Print 2-2A di Tor Fiscale, il Print propriamente detti Morena e Casar Morena 4, 5, 5A e 6, l'accordo di programma dell'area ex Print Fatme, la compensazione edificatoria dell'area cosiddetta Print Maranella. Per ciò che attiene i piani di zona 167 al D8 Tor Vergata 2, la 11 Lucrezia Romana, il B45 Anagnina 1, le densificazioni dei piani di zona D5 Romanine e Osteria del Curato 2 e l'ambito di trasformazione ordinaria R1 Capannelle. Occorrerà lavorare per sviluppare azioni positive che portino in sinergia con l'assessorato allo sviluppo delle periferie, all'attuazione di politiche sulla pianificazione delle opere pubbliche da realizzare prioritariamente dai consorzi nell'ambito dei piani particolarizzati delle zone O, insistenti nel territorio del municipio settimo. Il 35 Pontininari, l'unico non approvato, il 60 la Romanina, il 22 di Tor Fiscale, il 33 Lucrezia Romana, il piano particolarizzato 34 di Gregna, Osteria del Curato, così come il 36 di Centrone e il 37 di Vermicino. Questo è il lavoro che ci aspetta non solo alla Giunta ma pure ai consiglieri per il prossimo futuro, e io credo che con l'impegno di tutti possiamo portarlo avanti proficuamente per l'interesse dei cittadini. Grazie. Grazie a lei, assessore. Grazie. Allora, le caratteristiche delle deleghe che qui mi accingo un po' a spiegare sono chiaramente la delega allo sviluppo locale potrebbe essere riassumibile all'interno della delega allo sport e al turismo e a quello che compete un po' il lavoro di partecipazione del territorio, però in questo primo anno diciamo che la delega allo sport, non avendo anche lei stessa soldi in bilancio, però tutto sommato è riuscita a sviluppare tutto quello che sul territorio già negli anni veniva espresso e che comunque io ho sostenuto. Allora faccio una panoramica appunto breve della delega allo sport. Allora, per lo sport il municipio 7, nato con l'accorpamento di due municipi, ex nono e ex decimo, esprime caratteristiche e peculiarità che ben si adattano alle caratteristiche delle deleghe. È un importante lavoro territoriale. Il territorio presenta evidenti caratteristiche di rete con la costituzione di percorsi di partecipazione attraverso la valorizzazione e la coesione territoriale tra diversi attori e agenzie educative. Per lo sport sul territorio insistono 3 impianti sportivi di Roma Capitale, 21 centri sportivi municipali e 21 associazioni operanti sul territorio. In ex decimo abbiamo 5 impianti sportivi di Roma Capitale, 3 piscine comunali, un ippodromo delle Capannelle, un impianto sportivo municipale che tra l'altro un impianto sportivo municipale che tra l'altro stanotte è stato di nuovo attaccato impropriamente alla Romanina, ho avuto la comunicazione stamattina di nuovo, 29 centri sportivi municipali con 38 associazioni sportive operanti negli istituti comprensivi e diversa impiantistica sportiva privata. La mappatura dell'attuale settimo municipio comprende 12 impianti comunali, un impianto di competenza municipale, un impianto skateboard che è in fase di acquisizione. Abbiamo visto che la delibera di giunta proponeva appunto all'assessorato Capitolino che si perfezionassero le procedure di acquisizione dello skateboard. A tal proposito, nella prima fase dell'insediamento, la Commissione Sport di Roma Capitale ha avviato un'audizione sulla valutazione e mappatura delle strutture sportive del territorio, a cui però non hanno avuto seguito altre audizioni sul tema riqualificazione e stato dell'arte delle strutture sportive. In una prima fase la Commissione Sportiva di Svetlana Celli aveva prima avviato un'audizione su tutte le criticità delle strutture sportive insistenti, dopodiché anche dal punto di vista dell'impiantistica dipartimentale, noi ne abbiamo tantissima, proprio per cercare di migliorare e di rendere condizioni di sicurezza più attuabili sul territorio. Da questa audizione però non hanno avuto seguito altre audizioni che ci hanno permesso poi di consentire di sviluppare un lavoro municipale che garantisse poi la continuità.
Un tema importante invece sviluppato dall'assessorato municipale in sinergia con l'assessorato capitolino e che attualmente però non trova il riferimento nell'assessore essendo Pancalli dimesso, è il regolamento dei centri sportivi municipali. L'assessorato capitolino in una nota del 13 dicembre chiede ai municipi di produrre un documento che rappresenti le istanze dei territori, un intenso lavoro tra il mio assessorato e la commissione sport del municipio, approvata una risoluzione in consiglio municipale sulle linee di indirizzo dell'assessorato ed alcune proposte di modifica del regolamento. Tali proposte di modifica sono state accolte dalla commissione congiunta capitolina come elementi fondanti il nuovo regolamento. Il 10 febbraio 2014 pongo il quesito all'assessorato per comprendere i tempi di valutazione del regolamento e indizione del bando municipale dei centri sportivi. Il tema dei centri sportivi municipali è probabilmente tra le caratteristiche più importanti della delega e che vede qui su questo territorio una problematica abbastanza complessa perché non trova il bando da tanti anni e quindi da questo punto di vista probabilmente c'è bisogno di una risposta al di là dei tempi dell'assessorato capitolino. Il 1 aprile l'assessore risponde che si stanno perfezionando gli iter amministrativi, le necessarie valutazioni, a tal proposito non è possibile avanzare i tempi, ma ne ribadisce la volontà politica della costituzione del nuovo regolamento. Fermo restando l'opportunità del nuovo regolamento, si procede alla conferenza dei servizi per le valutazioni con i dirigenti scolastici. All'unanimità esprimono la necessità di avere un nuovo regolamento dei centri sportivi. Questa è un po' la situazione che si è costruita negli anni, che probabilmente anche l'assessore alla scuola può spiegare, cioè la chiusura dei dirigenti sportivi e la difficoltà poi di, come dire, continuare e dare una continuità al lavoro territoriale rispetto alle associazioni sportive. Si procede per volontà politica del mio assessorato ad una memoria di giunta che proceda alla messa in bando nelle more del nuovo regolamento degli spazi delle palestre resi liberi. Si evidenzia che l'ex decimo municipio aveva ben 11 palestre disponibili, di queste 7 disponibili sono in itinere e proprio di questa settimana probabilmente le procedure di affidamento. Un altro elemento della delega su cui ha lavorato la delega allo sport e la programmazione dell'impianto municipale Gregoraci, questo impianto appunto che dicevo prima è stato di nuovo stanotte attacco di probabilmente non è la prima volta, quindi insomma la signora era estremamente preoccupata. È un impianto municipale che per noi ha caratteristiche importanti perché è la Romanina, ha un bacino d'utenza complesso, particolare, nel lavoro del progetto sportivo, un progetto che va ad integrare diverse realtà del territorio e che continuamente è messo sotto attacco. Classificazione e gestione dell'impianto municipale skateboard, acquisizione del certificato di idoneità della struttura, al momento non avevamo all'insediamento l'idoneità della struttura, la procedura di classificazione dell'impianto e lì l'obiettivo è quello di favorire politiche di promozione giovanile, di relazione col territorio e di costruzione con gli istituti scolastici che sono afferenti al quadrante territoriale. Per me sarà poi importante legare tutto quello che è la dimensione delle associazioni sportive a quello che sarà il lavoro della produzione del territorio e delle risorse locali e sociali del territorio. La promozione dell'attività sportiva sul valore dell'integrazione, oltre che della qualità di vita e dello spazio pubblico, anche valorizzando e facendoci promotori di progetti nazionali come quello di Antigone, il progetto Diritti. Ci tenevo a dire che il progetto Diritti dell'Associazione Antigone ha avviato un progetto di sperimentazione al campo Gerini, ospitati dalla Polisportiva Quadraro, un lavoro intenso tra l'integrazione diciamo, dei detenuti e i ragazzi dell'università, proposto appunto dall'Associazione Antigone che lavora e Progetto Diritti che lavorano da tantissimi anni su questo tema. Questo progetto è già avviato e un progetto Antigone lo trovate anche promosso sul sito. La partecipazione al bando regionale dello sport, l'obiettivo progettuale raggiunto è la coesione dei quadranti territoriali attraverso la collaborazione tra il territorio, le società sportive e gli istituti scolastici. Una prima sperimentazione è stata la partecipazione al bando regionale in cui il metodo è stato quello di coinvolgere i quadranti territoriali e di coinvolgere le società sportive, i dirigenti scolastici in un'ottica di collaborazione. E quel bando è stata una prima sperimentazione di come le politiche sociali, politiche sportive e politiche del territorio potessero mettere insieme gli elementi per una progettualità. Sono emerse 26 associazioni sportive, alcuni istituti scolastici nei luoghi insomma, anche più problematici, parliamo di Cinecittà Est, della scuola Messina e quindi hanno partecipato per la costruzione dei percorsi diciamo partecipati del territorio. Ecco, direi che quando lo sport riesce ad inserirsi come per esempio un'iniziativa
come quella di Don Bosco ieri si inserisce dentro iniziative che hanno sia carattere sportivo ma che hanno una valenza anche sociale e quindi di coesione, io credo che l'obiettivo sia quello proprio legato allo sviluppo più che all'attività sportiva. La sintesi, lo sviluppo locale e il turismo quindi tenderà sicuramente in questo tempo, come già avviato con la sensibilità dell'assessorato alle politiche sociali, la sinergia tra i diversi assessorati, quindi sociale, politiche giovanili, quando intendiamo per esempio le politiche sullo skate park o le politiche del territorio, l'ambiente, la cultura, l'ambiente come per esempio la promozione attraverso i parchi dell'attività sportiva e turistica, sport e patrimonio. La prima sperimentazione infatti della settimana turistica del municipio ne è stato l'esempio. La lista civica ha proposto, con l'assessorato alla lista civica e il presidente della commissione cultura insieme all'assessorato al turismo hanno proposto questa prima sperimentazione. Ecco, su questa prima sperimentazione io credo che si possa costruire il lavoro dei quadranti, il lavoro che la presidente aveva intuito quando probabilmente ha dato la delega allo sviluppo locale. La prima sperimentazione della settimana turistica è proprio la promozione dei beni ambientali e archeologici del municipio in relazione ai circuiti virtuosi sportivi. Un altro elemento importante sarà lo sponsor e la sostenibilità di progetti di partecipazione e partenariato. Da questo punto la delibera di Consiglio Comunale sulle sponsorizzazioni poteva aiutarci per costruire poi sul territorio quello che poteva essere l'obiettivo anche di un welfare locale dal punto di vista sociale e anche delle realtà produttive e l'ascolto appunto delle realtà formative, sociali e produttive del territorio. Lo sviluppo locale dovrà costituire quindi una sinergia tra operatori culturali e cittadini per iniziative atte alla rivalutazione del patrimonio paesaggistico e archeologico presente sul territorio, proponendo per esempio attività sportive che caratterizzino il municipio a costo zero, beneficiando di sponsor, e su questo io credo che l'obiettivo della coesione territoriale, in questo primo anno più caratterizzata dalla delega allo sport che era già costruita e che per storia sul municipio aveva caratterizzato e caratterizza le più grandi manifestazioni probabilmente del Comune di Roma, e su questo possiamo essere orgogliosi, io credo che lo sforzo che adesso va fatto, quello che ha raccolto l'assessore De Lillo per esempio, di inserire nel piano regolatore un'area legata alla qualità di vita e quindi al tavolo di sviluppo locale, sarà anche sul versante delle attività produttive, quello quindi di valorizzare sia sul versante sociale che produttive le realtà del territorio. Grazie. Grazie a lei, assessore Natali. Passo la parola all'assessore Lori Santonelli, prego. Buongiorno, e per cercare di rendere un po' più fruibile la relazione l'ho divisa per aree tematiche un po' più definite, quindi sarà un po' più schematica. E salto, credo vi farà piacere la prima parte, quella che richiama le difficoltà che abbiamo incontrato quando ci siamo insediati, visto che la Presidente e gli assessori che mi hanno preceduto l'hanno esplicitata ampiamente. Allora, i servizi educativi che si indirizzano all'infanzia e all'adolescenza sono particolarmente significativi e su di essi dovrà tornare ad investire risorse economiche ed umane proprio perché si rivolgono ad una fascia di popolazione particolarmente importante per chi ha a cuore il futuro di un'intera comunità. Gli attuali servizi, seppur mantenuti e sviluppati negli standard di qualità, non raggiungono la copertura dei bisogni di tutti i nostri cittadini, in particolare per ciò che concerne gli asili nido e in alcuni casi le scuole comunali dell'infanzia, anche a fronte del fatto che la domanda è in continuo aumento. Chiaramente la relazione l'ho consegnata oltre 40 giorni fa, sono intervenute delle novità, quindi il dato sulle liste d'attesa che riportava a 450 bambini per i nidi è oggi aggiornato a 487, paradossalmente in aumento, perché come saprete sono stati recuperati i terzi figli che erano stati avevano rinunciato per l'aumento delle tariffe, nonché altri bambini che avevano rinunciato per l'aumento delle tariffe, quindi con l'aggiornamento della graduatoria il numero aggiornato della lista d'attesa sui nidi è di 487. Per quanto riguarda invece le liste d'attesa per i bambini della comunale, il dato alla consegna della relazione era di 160 sulla la comunale dell'infanzia, era di 160 utenti, è stato poi aggiornato a 49 utenti, quindi per fortuna questo è un dato in calo e riesce con l'offerta diversificata che c'è nel territorio a assolvere quasi l'intera domanda relativa alla fascia di età dai 3 ai 6 anni. Entrambe le graduatorie vengono costantemente monitorate perché i servizi 06 sono suscettibili di rinunce e trasferimenti e questo fa sì che si liberino frequentemente nuovi posti, arrivando in genere al mese di gennaio con liste d'attesa molto più contenute, seppur significative nel loro complesso.
Tra le diverse competenze in ambito educativo hanno particolarmente attenzione due servizi salienti per i nostri utenti, il trasporto scolastico e la refezione scolastica. A partire dall'inizio dell'anno solare è vigente il nuovo contratto per la refezione scolastica che vede due ditte operanti nel nostro municipio, la Vivenda per l'ex nono e la Dussmann per l'ex decimo. Il capitolato e la competenza diretta è in realtà onere del Dipartimento, ma il municipio è chiamato in causa per la relazione diretta con i cittadini e per le operazioni di verifica e controllo in merito all'operato delle ditte stesse. Il nuovo capitolato che la Giunta Marino ha ereditato ha creato, soprattutto in fase d'avvio, numerose difficoltà fra i cittadini scontenti e le istituzioni. Il Dipartimento ha condotto con i sindacati e le ditte affidatarie numerose trattative per limare le differenze fra il servizio erogato e le aspettative dei cittadini, arrivando a chiusura dello scorso anno scolastico con una situazione certamente più accettabile ma non ancora ottimale. Dal canto nostro, oltre al costante monitoraggio del servizio, abbiamo convocato di concerto col dirigente OSEX due riunioni nella scorsa primavera sulla refezione scolastica, con la partecipazione delle commissioni mensa, delle dietiste e delle ditte appaltatrici, rispettivamente una per ambito territoriale. Abbiamo poi convocato, i primi del mese di ottobre, un'ulteriore analoga riunione, unica per il municipio 7, per affrontare le criticità della refezione scolastica alla riapertura dell'anno. Assunto che le principali criticità risiedono nel capitolato stesso, le commissioni mensa che verificano il lavoro della ditta Dussmann esprimono maggiori criticità rispetto a quelle che verificano l'operato della ditta Vivenda. Va sottolineato che in entrambi i casi non si registrano difformità tali da fare richiami al capitolato, ma semplicemente una richiesta di maggiore attenzione che abbiamo già direttamente inoltrato alla ditta Dussmann, mentre invece per la ditta Vivenda sembra che, apportate alcune migliorie, sia tutto abbastanza ottimale nell'erogazione del servizio, soprattutto in virtù dell'attenzione che il Dipartimento ha investito nel dare dei parametri di sana alimentazione ai menù della mensa. Stiamo procedendo anche a unificare la modalità di controllo dei due ambiti territoriali, mirando così ad ottenere osservazioni con parametri comuni e non suscettibili di differenze nelle procedure stesse. Basti pensare che in ex nono municipio ha un ruolo importante la dietista dell'ASL, che nell'ex decimo municipio non entra nel merito dei controlli. Nel garantire la relazione con gli utenti e il monitoraggio dei servizi dobbiamo però evidenziare che l'organico delle dietiste, come il Consiglio Municipale ben sa perché ha approvato tempo fa una mozione che andava in questa direzione, è sottodimensionato rispetto alle previsioni e che attendiamo ancora l'assunzione dei vincitori di concorso per ottimizzare l'esercizio del ruolo che ci viene demandato. Per quanto riguarda il trasporto scolastico è particolarmente importante, soprattutto per quanto riguarda l'ex decimo municipio che si estende molto nell'ex Tragra e in zone non servite a sufficienza dal TPL e in alcune soggette a situazioni critiche in merito alla viabilità, tanto da servire attualmente circa 1090 utenti, mentre nell'ex non è riconducibile prevalentemente al servizio per le donne diversamente abili e poche altre unità. A differenza dello scorso anno possiamo certamente affermare che all'avvio del corrente anno scolastico, grazie anche all'attenzione e alla dedizione dei nostri uffici e alla migliore organizzazione dell'Agenzia per la Mobilità, non abbiamo registrato particolari criticità né nel trasporto per normodotati né in quello specifico per i diversamente abili, che lo scorso anno era partito in una situazione drammatica. Dal canto nostro siamo riusciti ad accettare anche le domande cosiddette fuori termine, estendendo al massimo i beneficiari del servizio, e stiamo lavorando per includere altre famiglie soggette a condizioni eccezionali. Nel frattempo le suddette famiglie sono state incluse e quindi sembra che il trasporto scolastico nel nostro territorio non esprima più grandi criticità. È però fondamentale per il futuro il lavoro che stiamo facendo di concerto con tutti gli uffici per ripensare i bacini di utenza e le pertinenze del trasporto scolastico, con l'obiettivo di individuare, in tempo utile per i nuovi bandi, tutte le criticità che rendono più difficile la vita dei cittadini e concertare soluzioni flessibili che siano di sollievo a tante famiglie dei nostri quartieri periferici e in alcuni quartieri più critici dell'ex nono municipio, come quelli a cavallo proprio fra il confine ex nono ex decimo. Nel frattempo, lunedì 1 dicembre, la riunione con i comitati di quartiere, i dirigenti scolastici e i funzionari educativi si è svolta e sono state raccolte le osservazioni sulla nuova proposta di rivisitazione dei bacini di utenza. Per quanto riguarda l'unificazione delle procedure fra i due ambiti municipali, fra le operazioni di efficientamento, frutto del gravoso accorpamento che ci ha coinvolti, abbiamo proceduto e stiamo completando gli adempimenti relativi all'estensione del lavoro dei funzionari addetti ai sistemi di prevenzione, fino ad ora operativi solo nel territorio del municipio ex decimo, che opereranno relativamente a tutto il municipio settimo, la redazione delle linee guida e relativo bando del tempo dell'anno scuola, che nel frattempo è stato appunto pubblicato e scadeva oggi, l'istituzione del gruppo di coordinamento educativo 06, unico per il municipio 7, con relativi referenti per i gruppi e sottogruppi tematici, anche questo è operativo e i referenti sono nominati,
E poi, come sopraccennato, il lavoro propedeutico per bacini d'utenza, che è in pieno corso di svolgimento e quindi ha dato i risultati attesi per pubblicare il bando da qui a pochi giorni. Per quanto riguarda invece le iniziative con le scuole che come assessorato abbiamo promosso, assunta che la gestione dei ruoli ordinari che il municipio espleta in ambito educativo, abbiamo promosso diverse iniziative a costo zero per le scuole su diversi temi sensibili, cercando sempre di renderle partecipate dalle scuole di tutto il territorio, favorendo così anche l'incontro fra gli alunni e gli insegnanti di due diversi ex ambiti municipali, fra cui ricordiamo una 3 giorni di formazione svolta circa un anno fa presso l'Istituto Tecnico Commerciale Lucio Lombardo Radice in partenariato con l'Associazione Maestri di Strada e la Facoltà di Psicologia sul tema del contrasto del bullismo e l'inclusione sociale. Un concorso aperto a tutte le scuole del territorio, 1000 papaveri rossi in memoria di Giovanna Maturano, che è venuta meno l'anno scorso, partigiana cara al territorio dell'ex nono municipio e quindi ad oggi del settimo, che ha coinvolto circa 800 alunni delle scuole secondarie di primo grado e dei licei del territorio. Lo spettacolo Nido di Vespe, che ricorda il rastellamento del quadrato, che ha coinvolto a primavera dell'anno scorso circa 400 alunni, l'abbiamo fatto in gemellaggio e collaborazione con il municipio 5. Uno spettacolo su Falcone Borsellino, nell'ambito del premio nazionale Borsellino, fatto presso la scuola Svevo con circa 150 alunni delle diverse scuole del territorio, e uno spettacolo sul femminicidio realizzato sempre presso il Lombardo Radice, che in virtù di un teatro molto accogliente si presta per ospitare iniziative con più alunni, uno spettacolo che diceva appunto sul femminicidio e sulla violenza di genere. E infine in diverse scuole abbiamo realizzato durante l'anno la proiezione del documentario sempre sulla vita e la morte di Giovanna Maturano, che è la bimba col pugno chiuso, presso il Russell, presso la scuola di Rapito Oppio e presso la media di Via Niobe, coinvolgendo circa 300 alunni. È attualmente in corso l'invito concorso L'albero dei desideri, che invita le scuole a realizzare gli addobbi e i desideri per l'albero di Natale che vorremmo addobbare con la loro partecipazione. Per quanto riguarda invece le iniziative pubbliche a cui l'assessorato è stato invitato e che tendenzialmente ha patrocinato, ho cercato di essere presente in rappresentanza del municipio in tutte le situazioni in cui mi è stato possibile, e quindi durante questo primo anno scolastico di mandato ho partecipato a numerose iniziative pubbliche organizzate dalle scuole, sempre con il nostro patrocinio, in cui ho avuto modo di confrontarmi con gli studenti su tematiche quali la sicurezza nelle scuole, la resistenza al nazifascismo, il contrasto del cyberbullismo, la violenza di genere, l'educazione ambientale e gli atti didattici, in particolare presso il liceo Gullace, l'Istituto Darwin, Lombardo Radice, il Russell, Lenzo Ferrari, le scuole di Via Messina, Via del Calice, Centroni, Pascoli, Via dell'Aeroporto, Fontanile, Cagliero, Via Lusitania, eccetera. Per quanto riguarda invece la delega a formazione, scuola e formazione, è un po' più particolare, un po' peculiare per i municipi che non hanno una storicità specifica su questo. In assenza di risorse specifiche abbiamo concentrato le nostre relazioni sulla possibilità di organizzare diversi incontri seminariali pubblici rivolti a educatori, insegnanti, operatori sociali, cittadini di tutto il municipio, realizzati in Sala Rossa grazie alla collaborazione gratuita sempre con associazioni del territorio, fra i quali un ciclo di 3 incontri sull'autismo, un seminario sulla grafologia, un incontro sul bullismo omofobico e la violenza di genere. Stiamo lavorando di concerto con l'assessore De Lillo alle politiche sociali ad una proposta per invitare le realtà territoriali a promuovere per l'anno scolastico in corso iniziative specifiche tali da redigere un calendario di formazione gratuita per insegnanti ed educatori del territorio. A seguito di diversi incontri con i dirigenti scolastici e della memoria di giunta approvata prima dell'estate, abbiamo invitato le scuole a concorrere per i fondi disponibili integrativi del POF Scuola, con scadenza il 10 novembre. I progetti sono stati presentati, quindi in corso di valutazione, presentando progetti di rete sulle tematiche contenute nelle linee guida programmatiche integrate con gli atti che sono stati approvati durante l'anno in consiglio appena trascorso, come quelli sulla memoria, sul femminicidio e via dicendo. Quindi le tematiche che l'invito pubblico riportavano sono quelle che sono le linee guida e il programma elettorale, nonché gli atti di consiglio di questo municipio. Il lavoro istituzionale con le scuole, tutto il mandato è stato caratterizzato da un costante lavoro di ascolto e di relazione con dei dirigenti scolastici, dei funzionari educativi, dei gestori dei nidi convenzionati, dei cittadini e dei comitati di quartiere. Da settembre 2013 ad oggi ho invitato e incontrato ogni 45 giorni circa tutti i dirigenti scolastici per aggiornamenti sullo stato dell'arte nelle scuole del territorio, per affrontare le maggiori criticità e per programmare azioni sinergiche. La partecipazione è stata sempre alta e in ogni occasione sono sempre state rappresentate ben oltre la metà degli istituti comprensivi. Da settembre 2013 ad oggi ho incontrato almeno bimestralmente funzionari educativi di entrambi gli ambiti municipali
per un confronto sulle principali criticità dei nostri servizi e per la ricerca partecipata delle relative soluzioni, anche relativamente alle proposte di riorganizzazione dei servizi educativi che sono emerse durante lo scorso anno scolastico. Ho invitato e incontrato in assemblea per due volte i gestori dei nidi convenzionati e dei servizi educativi autorizzati per confrontarmi anche con loro in merito a difficoltà, criticità, possibili soluzioni. Non ultima quella su cui mi sono molto adoperato, e cioè la rivisitazione e il superamento della delibera 244 del 2013. Anche quest'anno abbiamo approvato la delibera per il mantenimento dell'attuale dimensionamento scolastico e, ormai maturata l'esperienza degli studi comprensivi in questo ultimo triennio, affronteremo nei prossimi mesi un percorso partecipato con le scuole e i consigli istituto per valutare eventuali modifiche a valere sulla prossima futura proposta di dimensionamento. Ho visitato personalmente almeno metà delle strutture educative del nostro territorio, oltre 60, nell'ultimo mese e mezzo se ne sono aggiunte una ventina, quindi diciamo oltre 80, incontrando i funzionari educativi e o i dirigenti scolastici per valutarne sia gli aspetti di funzionamento che le criticità relative agli aspetti di edilizia. Per quanto riguarda le politiche giovanili, ho realizzato alcuni incontri con le realtà formali, progetti 285 che lavorano con i giovani, per concordare un programma di incontro e ascolto dei giovani del territorio da sviluppare nel periodo febbraio-aprile 2015, in cui far convergere tutte le realtà associative giovanili esistenti e tutti i gruppi informali, anche pensando a forme e comunicazione in grado di coinvolgere i giovani che non aderiscono a nessuna realtà associativa e o aggregativa, né formale né informale. Abbiamo prodotto in partenariato istituzionale con la Regione Lazio, in merito al progetto Torno Subito, un accordo che ci ha permesso di estendere a diversi ragazzi che del nostro territorio ne facevano richiesta la possibilità di partecipare al bando Regione Torno Subito. Dopo la presentazione dei progetti, solo uno di quelli che sono andati fino in fondo è stato approvato, quindi sta facendo un'esperienza che tornerà utile ai nostri uffici quando l'esperienza all'estero sarà finita. Nel maggio scorso abbiamo organizzato un incontro pubblico con gli studenti di Lucia Vullace e con la partecipazione di associazioni e cittadini su legalità e corruzione per presentare l'Atlante della corruzione redatto dagli studenti stessi. In corso di svolgimento, fra le attività a cui abbiamo lavorato quest'anno, ma che certamente dobbiamo concretizzare in azioni più puntuali e visibili e che fanno quindi parte del programma di questo prossimo trimestre, possiamo elencare: avviare nuovi servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme quali il recupero degli spazi scolastici in disuso, rispetto ai quali abbiamo già realizzato una prima mappatura e una valutazione tecnica, la sperimentazione di progetti flessibili a misura delle famiglie. Sviluppare una rete territoriale, un forum sulla scuola che consenta alle diverse istituzioni di concorrere allo sviluppo e al potenziamento di interventi rivolti ai bambini e ragazzi, partendo dalla rete di scuole già attiva ed operante e creando le sinergie e il confronto con tutte le altre realtà territoriali, formali e non. E siamo in attesa che gli uffici ci mettano a disposizione la carta dei diritti dei bambini nelle scuole, bambini disabili nelle scuole, per la cui attività è stato creato un team di lavoro intersettoriale unico per il Municipio 7. Per l'affidamento dei locali scolastici per la 517 si è proceduto a un avviso pubblico unico per il Municipio 7 per il reperimento delle associazioni interessate, vincolando l'assegnazione al parere favorevole sulle attività proposte da parte dei dirigenti scolastici e dei consigli d'istituto delle scuole interessate. La partecipazione è stata numerosa e le attività sono in fase di partenza. Alcune sono già partite in realtà nel frattempo. E in ultimo, non per importanza, è in programma l'organizzazione di un convegno sulla scuola pubblico aperto a tutti, declinato in diversi moduli tematici, era previsto per il 12 dicembre, in realtà lo sciopero generale lo ha fatto saltare e slittare a gennaio. L'edilizia scolastica, che è uno dei temi che più mi ha impegnato quest'anno per l'emergenza che esprimeva quando ci siamo insediati. In questi primi 15 mesi di consigliatura abbiamo fatto i conti con le riduzioni che negli anni si sono abbattute progressivamente sulla disponibilità di risorse, azzerate sul piano investimenti risibili per la manutenzione ordinaria degli edifici. Infatti, nonostante le richieste di ulteriori fondi effettuate in aggiunta alle cifre stanziate nel 2012, in sede di approvazione del previsionale 2013-2015, avvenuta solo a dicembre 2013, sono stati messi a disposizione fondi ordinari ridotti con una diminuzione rispetto all'importo deliberato per l'anno precedente del 45% medio, appena sufficiente a coprire le attività annuali strettamente necessarie. Grazie all'impegno e al lavoro dei nostri uffici abbiamo però attivato risorse che erano state già richieste prima del nostro insediamento e che alla nostra presenza hanno proceduto e sono state realizzate per 1.550.000 euro destinate a finanziare gli interventi di somma urgenza per le scuole e il territorio rispetto ai quali sono stati attivati i relativi procedimenti di regolarizzazione della spesa tramite predisposizione
di proposte di deliberazione per ogni singola scuola, oggetto di finanziamento come da elenco seguente. Le abbiamo già discusse in consiglio, quindi ve le risparmio: Santevanti, Centroni, De Curtis, Schweizer, Bellini, Italo Svevo e Corradini. Ad oggi gli interventi di sommorgenza di competenza del municipio, volti all'eliminazione del potenziale stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, risultano conclusi, mentre sono in corso d'opera quelli di competenza del Dipartimento, Scuola Media Fontanile Lagnino, Scuola Elementare e Media San Matteo, Asilo Nido di Via Luscino e Asilo Nido Barzilai. E aggiungo che dopo numerosi sopralluoghi effettuati fra luglio e agosto e le pressioni di settembre, il Dipartimento SIMO ha iniziato le sommergenze presso la Scuola Duca d'Aosta di Via Orvieto, ci ha promesso che le inizierà presso la Scuola Diaz di via Acireale e oggi inizia il cantiere presso la scuola di Gregoraci, scuola media. Queste sono le principali sommergenze a cui il SIMU ha dato riscontro rispetto alle nostre richieste. Monitoriamo costantemente il rischio di presenza amianto alle nostre scuole. A dicembre 2013 abbiamo ultimato la bonifica della scuola primaria di via Lusitania, abbiamo concluso i lavori di riqualificazione e di contenimento dell'amianto nei padiglioni via Gero Levio, che a breve potranno ospitare due nuove sezioni micronidi per 42 nuovi utenti. Quella è una situazione in cui stiamo concertando col Dipartimento quale soluzione risulta più idonea, perché è vero che i lavori di contenimento dell'amianto sono finiti, ma c'era una difficoltà rispetto al trasporto dei pasti per gli utenti, probabilmente l'abbiamo risolto e quindi speriamo che a brevissimo i micronidi siano utilizzabili. Abbiamo infine sollecitato, questo l'abbiamo già detto, coordinamento edilizia scolastica. Fra le innovazioni introdotte nella gestione della manutenzione ordinaria possiamo dichiarare effettivamente in funzione il gruppo di coordinamento interdisciplinare per l'edilizia scolastica, estensione ed ampliamento di una buona pratica già operativa nel municipio ex nono, premiato dalla sua nascita nel 2003 con l'eccellenza amministrativa. Il gruppo è stato esteso a tutto il municipio 7, in virtù degli anni passati è stato riorganizzato con un nuovo sistema online per la gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni. Dal punto di vista operativo, per una migliore gestione degli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalle scuole di competenza del municipio, è stato adottato a partire dal 1 ottobre 2014 un database in uso alle scuole, agli uffici tecnici e alle ditte aggiudicatarie degli appalti di manutenzione, tramite il quale i responsabili dei plessi scolastici possono inserire la propria richiesta di intervento, che viene ricevuta online e quindi in tempo reale dagli uffici municipali. Gli stessi uffici possono autorizzare in tempi brevissimi l'intervento richiesto alle ditte appaltatrici. In questo modo non solo si realizza un controllo puntuale delle manutenzioni ordinarie delle scuole, richieste e lavori effettuati, ma si evitano anche stampe di fax, email e quant'altro, rispondendo quindi anche a quanto richiesto al progetto di ente numero 3, efficienza e razionalizzazione della spesa. È corretto sottolineare che il gruppo di coordinamento non risolve la situazione molto critica della manutenzione ordinaria, in gravissima sofferenza per la carenza di risorse, ma ne migliora e ne migliorerà sempre di più il livello di efficacia e di efficienza, soprattutto in termini di visione complessiva, di comunicazione fra i diversi soggetti coinvolti, di raccolta delle informazioni e costruzione di una banca dati permanente, anche nell'ottica di monitorare con più attenzione l'adempienza delle ditte appaltatrici e i loro doveri contrattuali. E in questo periodo mi sembra molto rilevante che il municipio si sia dotato, grazie all'utilizzo di una piattaforma online, della possibilità di monitorare in via definitiva e quindi anche creando un anagrafico e una tracciabilità di tutti gli interventi, quello che prima era il lavoro affidato alla quasi sola memoria degli uffici, a un accumulo di cartaceo che era ripetitivo e ingombrante ormai per la vita di un municipio così grande. Chiaramente, se non arrivano le risorse in maniera significativa sulla manutenzione ordinaria, ci confrontiamo con le 50-60 pagine di richieste inoltrate alle scuole a cui non possiamo dare riscontro, quindi è evidente che lo strumento, se non è coperto da risorse, non è sufficiente, ma comunque perlomeno migliora gli aspetti di trasparenza e comunicazione, sicuramente quelli di trasparenza. Efficientamento energetico: fra i risultati importantissimi ottenuti in questo primo anno possiamo rivendicare l'aggiudicazione di circa 2 milioni e mezzo di euro nel bando emanato dalla Regione Lazio a valere sui fondi PORFSE per l'efficientamento energetico, ottenendo un risultato premiale ben oltre la media di tutti gli altri municipi romani. Riusciamo a fare 3 interventi straordinari nelle nostre scuole: la Manzoni, la ex Schweizer di via Messina e la Rodari di via Niobe. Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza degli edifici scolastici, l'aggiornamento, visto che la relazione risale a 40 giorni fa, è che la Regione Lazio ha portato in giunta il 2 dicembre una
variazione al bilancio, tale per cui i progetti sono stati accolti tutti. Noi avevamo provato a fare una richiesta superiore a quella che era il limite imposto dal bando, che ci dava un limite di 2,5 milioni. Noi abbiamo chiesto 2,8 milioni e rotti, sono stati approvati tutti. Nello specifico, la graduatoria formale non è ancora uscita, speriamo che le vicende degli ultimi giorni non la mettano in discussione, perché ne abbiamo tantissimo bisogno. Le scuole su cui andiamo a intervenire sono l'Istituto Comprensivo Via dell'Aeroporto, Scuola dei Curtis, per 300.000 euro, stesso Istituto Comprensivo La Media Cecilio II per 200.000 euro, il comprensivo Momsen con la scuola di Via Gela con 365.000 euro, Largo Volumnia, la scuola Rodari di Via Norcia con 488.000 euro, Fontanile Nannino, primaria e infanzia, con 250.000 euro, il comprensivo Mastroianni, la scuola Carducci con 220.000 euro, il Corradini con Ponte Linati 250.000 euro, l'istituto comprensivo Rodari con la materna e la primaria di Centroni con 500.000 euro. Speriamo che la graduatoria esca a breve. I progetti presentati erano immediatamente cantierabili e quindi ci auguriamo che gli interventi possano iniziare. Per quanto riguarda il piano investimenti, non mi ripeto più di quanto hanno fatto i miei predecessori rispetto ai limiti imposti dal patto di stabilità. Ci piacerebbe poter un giorno dichiarare riavviato il processo di finanziamento di opere importanti, quale quelle del Nido di Tor Vergata, della Scuola dell'Infanzia di Romanina e altre opere appunto ferme. Noi continuiamo a monitorare e lavorare. Il Comune di Roma ha dato segnali importanti di cambio di rotta in questi primi 15-18 mesi e siamo fiduciosi che alcune risposte ai cittadini riusciremo a darle. Grazie a tutti. Grazie, Assessore Antonelli. Quindi abbiamo concluso, diciamo, la